Incidente mortale sul lungomare di Masara del Vallo. Pietro Pellegrino, anni 56, a bordo della sua Honda CDR 900, è morto dopo essersi scontrato con una Mercedes classe B guidata da una donna. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La morte è stata istantanea, infatti al pronto soccorso di Masara del Vallo non hanno potuto che constatarne il decesso. L'incidente avvenuto alle ore 12 circa ha visto la motocicletta scontrarsi violentemente contro la fiancata sinistra della Mercedes, con cui la donna stava effettuando un'inversione a U per andare verso la rotatoria del lungomare. Il fatto è avvenuto all'altezza dell'ex rotonda. Pietro Pellegrino, di Masara del Vallo, di anni 56, era separato e conviveva con la compagna nella sua abitazione sita nella zona di Via Potenza, mentre la moglie e i figli vivono in Germania. A detta di chi lo conosceva, era un esperto motociclista e una persona di temperamento calmo e tranquillo. Alla guida dell'auto invece vi era una donna di 37 anni con a bordo i suoi tre figli minorenni, che oltre al forte shock psicologico subito, sembra siano tutti incolumi. Le indagini su quanto avvenuto nella mattina di domenica 23 dicembre sono condotte dall'Arma dei Carabinieri di Mazara del Vallo.